Nuovi sviluppi per il progetto Giovani Sì in Toscana. La Regione ha attivato i prestiti di onore fino a 50.000 euro per i giovani laureati che vogliono frequentare corsi di alta formazione e specializzazione in Italia e all'estero. La novità è stata presentata dal Presidente della Regione Enrico Rossi, che ha ricordato come sia diventata operativa da pochi giorni anche la legge regionale che ha stanziato 12 milioni di euro in 3 anni per aiutare a dare vita a nuove imprese in Toscana a giovani fino a 40 anni, donne senza limiti d'età e lavoratori destinatari degli ammortizzatori sociali. Vorremmo provare a stimolare un'imprenditoria giovanile, un'autonomia giovanile, che mi sembra possa essere una leva fondamentale anche per la ripresa economica in questa regione. Dare fiducia ai giovani, anche a coloro che non hanno i genitori con le spalle larghe, per poter andare in banca e chiedere prestiti garantiti dai genitori che magari sono un po' più solidi. Le agevolazioni per le imprese di giovani e donne possono essere contributi in conto interesse, garanzie su investimenti e leasing, partecipazioni di minoranza nel capitale d'impresa, e si comincia a restituire il prestito dopo il primo anno di attività. Il progetto Giovani Sì è entrato nella fase operativa in autunno coinvolgendo migliaia di giovani. Nel 2011 hanno svolto il servizio civile regionale 1.500, ma l'anno prossimo diventeranno 3.000. Altri 1.000 hanno avviato i tirocini retribuiti e altrettanti hanno presentato domanda per i contributi per l'acquisto o l'affitto di una casa.